Ciao a tutti ragazzi da Spriggan dei Tech Gamers. Nonostante il caldo allucinante che abbiamo qui, abbiamo avuto a luglio e probabilmente avremo ancora ad agosto, ho deciso di voler continuare questa rubrica in cui in questo periodo non vi presenterò dei nodi nuovi, ma vi presenterò quelli che ho già fatto per una versione diversa che, come vedrete dal titolo, c'è scritto Mirrored. Praticamente io monterò i video in modo leggermente diverso, in modo che voi che lo guardate potete replicarlo più facilmente, seguendomi letteralmente a specchio, cosa che prima invece avreste dovuto farlo in maniera opposta. Se io alzavo da un lato, voi dovevate fare dall'altro, per farlo correttamente. Quindi, visto che ricominciamo da capo, ripartiamo dall'inizio e rivediamo il nodo Windsor. Ok, allora. Cominciamo portando subito la parte più larga della nostra cravatta alla nostra destra e quella più sottile ovviamente alla nostra sinistra. Allora, tiriamo giù la parte più larga fino a che la punta di quella più stretta qui in fondo non arrivi più o meno all'altezza del quarto bottone della nostra camicia o poco di più come faccio io. Quindi, più o meno, direi così. Centratela. E poi con la parte più larga sovrapponetela così e poi fatela passare da dietro e fatela uscire da sopra in questo modo. Portatela di nuovo alla vostra destra e ora questa fatela girare dietro così in questo modo. E riportatela di nuovo sul centro. Ok, stringiamo un po'. Bene. Adesso che vi trovate di nuovo alla vostra destra, questa parte più larga, ora fatela passare orizzontalmente qui sopra, così. Poi di nuovo su. Dopo essere arrivati a questo punto, resta soltanto in questa parte qui, sollevatela e la punta fatela passare qui in mezzo e tirate giù. Ok, adesso tirate un po' sul davanti, sul dietro e stringetelo. Ok, sistematevi un po' qui davanti. Ok. Ok, come potete vedere è molto semplice, è molto veloce da fare ed è il più comune e più classico che usano tutti. Ok, come al solito. Questo è il nodo Windsor, il primo nodo che avevo presentato e che adesso ve l'ho ripresentato in questa versione a specchio. Spero che questa cosa possa esservi utile perché alcune persone che conosco che hanno visto il video mi hanno consigliato di farlo perché così poteva essere più facile a chi magari non è molto esperto. Perciò, come al solito, se quello che faccio, che facciamo io e Gio vi piacciono, mettete un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.